Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo super carichi. Siamo, in pratica siamo tutti quanti jet laggati, vedo tutte facce morte, occhi pieni. Anche Jacopo ha dato il 3-2-1 molto, in maniera molto mesta. Quindi nulla, sarà una partenza molto tranquilla. Però ci sono un sacco di notizie. Tante belle risposte che si possono dare. Allora, ben ritrovati, sì, al completo, il barone è muto, è mutato. Jacopo lo vedete oggi e poi non lo vedete più, giusto? Perché sì. Dove va? Va a lavorare per Emiliano, che va a fare? Spazio, che fa? Va a lavorare per un'altra... Si sposa? Ma che dai? Non lo sapevamo. Meno 4, grande, Jacopo, grande. Sei contento? Cerca di recuperare il jet lag... Perché altrimenti ti addormenti sempre. L'impostazione 1080p. Allora, vediamo un po' cosa passa il convento. Ti sto mandando quella mail. Mi fai un check perché non funzionava male mail da telefono, per favore. Ho fatto come hai detto tu. Allora, vedendo un attimino gli articoli pubblicati alle 15, diciamo che siamo molto tranquilli tra BIOS, ARK, Survival Evolved e compagnia, siamo messi bene. Un attimino di pausa, beh, dopo la super infornata, ma è ancora super visibile. A parte adesso non lo vedo più, ma perché ci sarà la pecetta della pausa caffè, il mini sito delle tre, che sarà va a sostituire. Quindi quando finisce la pausa caffè ritornerà il link diretto al nostro mini sito E3, così potete fare un attimino il sunto oppure fare un check se vi siete persi qualcosa. Comunque ricordiamo che questa settimana ci saranno altri articoli, altri video post E3, imperdibili, non è finita, non è ancora coperta, forse ci sarà il video che ti aspetto. No, vediamo, lasciamolo al caso. Esatto, la notizia più importante è invece che dopo 6 mesi è possibile disattivare le bande nere di Evil Within. Non è. Ci hanno messo poco. Ma la risoluzione rimane la stessa, quindi c'è una schiena in mezzo. Esche strecciata. Boh, chissà che lavoro hanno fatto. Super pixel importante. Per 6 mesi no, forse magari avranno adattato il formato, non lo so. Invece l'altra notizia realmente potente è quella della versione PC di Batman Arkham Knight, che su PC ha diversi problemi di ottimizzazione su AMD, su CPU, su schede grafiche AMD. C'ha un miliardo di problemi di ottimizzazione, al punto che Rocksteady ha cambiato in corsa le specifiche tecniche del gioco, mettendo una scheda grafica più alta minima con 3 giga di RAM, quindi praticamente una roba abbastanza difficile, e quindi è arrivato stracolmo di problemi al lancio. E ovviamente su Metacritic non soltanto è arrivata l'ondata di hate, di hater su Steam, basta vedere i commenti, sono tutti stra negativi. Chissà quanto ci vorrà adesso per cambiare risorse. No, pare che addirittura ci siano dei cali a 10 frame al secondo anche sulle GTX 980, sì. Anche in situazioni dove in realtà la complessità visiva non è niente di particolare. Sì, sembra tutto legato all'uso della macchina. A quanto pare sembra che lì probabilmente si attiverà qualche cosa del mondo di gioco che non hanno specificato. Ma fatto sta che viene sta cagata qua. E quindi fine. In pratica su console invece va molto bene. 30 frame al secondo con pochissimi cali, con diceva anche casini, sì. Digital Foundry, quindi è molto ben ottimizzato. Invece su anche se c'è una patch al day one di 3,5 giga, giusto una sciocchezzuola. E su PC un'altra cazzata pure che sta succedendo è che praticamente se alcuni che l'hanno prescaricato hanno problemi, se fanno il check su Steam gli riscarica tutto il gioco da capo, sì. Quindi altri ritardi su ritardi. Ma il consiglio quindi è su PC di aspettare, per non rovinarvi l'esperienza, aspettate un attimino aspettate un po' che esca qualche patch, già si parla di una patch mega correttiva, sì. Oppure sperate di non avere schede appunto AMD o... però comunque ve leggo anche con Nvidia schifo, sia sì, meno schifo. Problemi ma comunque problemi. Ci sono un sacco di problemi e quindi aspettate, il problema che potrebbe darsi, dovete aspettare anche 1, 2, 3 settimane se abbiamo una situazione simile a Assassin's Creed Unity o sì, giochi esatto, del genere, sì. Purtroppo vi come aspettate rigiocate altri titoli su PC nel frattempo, perché altrimenti ovviamente vi rovinate l'esperienza o comunque dovete dialogare con i bug, ecco. Come al solito le domande potete mandarle anche su Twitter all'hashtag pausa caffè, in modo grande. Che ce le abbiamo tutte ordinate. Più che altro la notizia clamorosa di pochi minuti fa è
il mancato F-Zero. Quello che è fantastico, quello che ha mandato Matteo è top, super. È uscito fuori che Nintendo aveva chiesto a Criterion, sviluppatori di Burnout eccetera, eccetera, di realizzare un F-Zero per Wii U, solo che loro erano occupati con Need for Speed Most Wanted, e quindi ho detto super. E per questo motivo potente, poteva essere molto potente un F-Zero di Criterion. F-Zero al lancio di Criterion è una roba fighissimo. Sì, quante console in più? Chissà quanto tempo gli hanno dato per farlo. Per decidere di dire di no per il Need for Speed, cioè chissà se tipo gli hanno detto avete 2 anni, 3 anni, 1 anno, 6 mesi per sviluppare. No, 18 mesi prima gli avevano chiesto nel 2011, 18 mesi prima del lancio del vivo. Solo che loro erano in pieno sviluppo di Need for Speed. Comunque Criterion, ricordiamo, è sempre stata una software molto piccola, quindi ci poteva stare, non riusciva a far andare avanti i due progetti insieme. Bravi però a rinunciare, alla fine potevano pure fare un gioco di merda. Però Nintendo non l'avrebbe fatto passare. Nintendo sì, lo fa approval, ricorda? Nintendo è abbastanza. Sì, lo fa approval. Cacacacchio. Infatti, sono un sacco di notizie fighe. È un F-Zero dove fighissimo. Vince chi si scontra di più. Fighissimo, con i takedown. Con i cartelloni, sì, talenti. Un'altra notizia interessante: Project Cars 2. Project Cars 2, che è partito anche qui in altro shitstorm, perché verrà fatto via crowdfunding. Secondo voi perché siamo arrivati a questo punto? Beh, poi tra l'altro crowdfunding solo tramite il loro portale cambia rispetto a... Quindi in pratica è impossibile da essere finanziato quasi. Ma non lo so, non lo so, purtroppo non ci metteranno sul fuoco, non ce la faranno purtroppo. Ho paura che riescano anche i requisiti di sistema. Riescano ad accumulare abbastanza cose, ma ancora più figo che hanno tolto Wii U fra le piattaforme, cioè il 2 non uscirà su Wii U, ma uscirà su, non mi ricordo se su iPhone o su Android, non mi hanno aggiunto una piattaforma random, ogni volta metto in mezzo una piattaforma che non riusciranno mai a soddisfare. Mi sembra iPhone, mi sembra che hanno messo. Ma ovviamente è ridicolo l'uscita. Si sono super incazzati anche perché comunque il primo Project Cars necessita ancora di update e cose del genere. Loro già hanno, pensiamo alla versione Wii U, ancora non si sa se esce o meno. Loro hanno assicurato che comunque porteranno avanti lo sviluppo del primo, chiaramente. Tutto un casino. Sì, fa un po' cagare quella cosa lì. Infatti non è stata accolta benissimo. Con gioia e felicità. Vabbè, ci stava. Sì, assolutamente. Beh, loro hanno rischiato tantissimo. Non capisco, tra l'altro, questa fretta quando appunto o hanno finito già i soldi oppure potevano tranquillamente aspettare una manciata di mesi o settimane prima di uscirsene con il crowdfunding del 2, che alla fine ci può stare che chiedano i nuovi soldi, decidere di non passare più dai publisher, ma non lo fare così a stretto giro, perché sei ridicolo, così rischi veramente tantissimo. Ecco appunto, infatti, troppo pure. Altra news bomba: Axiom Verge arriverà probabilmente anche su Wii U nel 2016, nel 2016, quindi quando la console sarà bella che archiviata, detta Nintendo. Sembra che nel 2016 non uscirà nulla, ne parlavamo anche prima. Sì. Zelda a questo punto o arriva in doppia versione Wii U per non scontentare l'annuncio è NX, oppure addirittura viene trasportato su NX come titolo di lancio, magari potrebbe essere, e sarebbe una bella spinta comunque per il lancio di NX. E Miyamoto ha fatto una dichiarazione dove ha ammesso il fallimento in pratica di Wii U, dicendo che le problematiche principali sono due: il gamepad di Wii U, che è arrivato in un periodo storico dove i tablet hanno preso il sopravvento, quindi diciamo la novità del gamepad è stata subito surclassata dai tablet, mentre quando è uscito il Wiimote non ha avuto nessun emulo, e quindi il gamepad è stato tra virgolette messo da parte. E poi il prezzo, quindi ha ammesso che il prezzo della console era troppo alto. Io, secondo me, più il prezzo che il gamepad, nel non senso lo so. Dico, cioè anche le caratteristiche tecniche, nel senso che il gamepad semplicemente ti dava il secondo schermo, però non ti dava una differenziazione enorme rispetto alla concorrenza, mentre laddove il Wiimote ti dava tanta differenziazione dagli altri, il gamepad era una cosa figa, utile, ma comunque rientra nella stessa categoria delle console. Mettici un comparto tecnico vecchio, allora, e poi il prezzo, assolutamente. Ti dico, sono d'accordissimo con te. Secondo me loro dicono bene appunto la questione del tablet, perché loro dicevano nel momento in cui per noi era trainante il fatto che il Wii U era figo, che potevi giocare sul tablet quando ti occupavano la TV, e quindi in giro per la stanza c'è arrivato il tablet che ci aveva messo al culo, e questo qua
È giustissimo. Immagino la mia volta e dice se avessi il culo. Io non sono tanto d'accordo sul prezzo, nel senso che alla fine tu quanto ti immagini una console al lancio? Insomma, non era sto prezzo esorbitante. No, io l'attacco, no, però l'attacco alle caratteristiche tecniche. Usciva leggermente potente, più potente. Poco più potente degli altri. E non è detto, perché comunque non abbiamo visto ancora una roba come Uncharted 3. Su Wii U, e quindi non si aspettava a 199 all'anno. Secondo me loro non hanno fatto invece, che è molto grande, 3,99, sì. Con le doppie versioni, no? 3,49 e 3,99, sì. Mi sembra una cosa del genere. Anche la versione 3,49 era ridicola per chi voleva comprare roba digitale, ecco. E secondo me un'altra cosa invece che loro hanno sbagliato, e qua non me l'ho confrontato, mi sa, con Antonio, con Jodis, che hanno fatto malissimo a non fare pubblica ammenda, è il fatto che in realtà hanno sbagliato tantissimo anche con la campagna di comunicazione. Insomma, ricordiamoci l'annuncio del Wii U, che la gente per un anno non ha capito se era il pad per Wii o era una console nuova, cioè che avevano distribuito i volantini nei negozi per far capire cos'era il Wii U e cos'era Wii. Ti ricordi all'inizio che faceva schifo la nostra, c'è ancora scritto i giochi per Wii U non sono compatibili per Wii, cioè ancora così grosso quella cosa lì è, secondo me, è stato un ulteriore elemento che è gravissimo che loro non se ne siano resi conto e non abbiano considerato come fallimento, perché secondo me nessuno ha capito che era il seguito di Wii, cioè per tanto tempo nessuno capiva che era un'altra console. Eppure quello, cazzo, è un elemento importante comunque di deviazione, tra virgolette. Poi ovviamente terze parti siamo sempre lì, Nintendo si è fatta carico dei costi di alcune terze parti come Bayonetta 2, anche lo stesso Xenoblade Chronicles X, però poi alla fine invece poche terze parti sono arrivate, alcune hanno fatto anche dei casini enormi, pensiamo al caso di Watch Dogs, sì, era incredibile. Oppure sto Project Cars, stesso appunto, progetto, stesso che progetto. Gira male, quindi comunque è stata una console infelice, che a quel punto vendevi a 199 e magari piazzavi molte più console che ti permettevano di far portare più IP, ma così comunque 3,99 secondo me era eccessivo, 3,49 era una serie di posizionamento strano sul mercato. Dopo il super successo del Wii hanno provato a fare una roba in maniera troppo lenta, con prezzi troppo alti, anche perché l'hardware non lo giustificava, secondo me, semplicemente l'hardware non valeva 3,99, perché poi appunto PS4 e poi 360, Xbox One senza Kinect costavano uguale, quindi una roba un po' fuori testa. Infatti è arrivata a 10 milioni di unità, che è comunque molto molto fallimentare. Penso che solo Vita ha fatto di peggio, PSP pure ha fatto molto di più di... Sì, perché alla fine in Giappone è andate forte. Sì, PSP ha venduto molto di più di Wii U. Alla fin fine. E comunque è finita sempre la console interessante in Giappone e molto di meno in giro per il mondo, quindi... Vediamo. Allora, questa settimana faremo pranzo con, assolutamente sì, a partire da domani. Pierpaolo, le basette un po' più alte, altezza occhio. Speciale. Okay, sì, c'è Galbanino. Va bene, mi allungherò, mi farò le basette più alte. Chiedono di Perry che fine ha fatto, l'ha scritto lui anche su Facebook, si è spostato a Milano, perché Perry, come ben sapete, non lavorava per la redazione, ma era spesso e volentieri prestato alla redazione. Adesso spasta dallo shopping alla TV, ma ogni tanto lo vedrete ancora, soprattutto scrivere, sarà un po' più difficile per i video, ovviamente. Però non è che scompare assolutamente, rimane in azienda, fa altre cose, sta a Milano e quindi gioco forza ci saranno delle differenze soprattutto a video, però vedrete che scriverà ancora la grandissima. Ha mai scritto la grandissima in maniera decente? Decente. Decentissima. Andiamo un po' di parlare della revisione di PlayStation 4, revisione estetica. Sì, è uscita la versione 1.2 che tipo l'8% di risparmio energetico, il 10% di peso in meno, la luce del LED è meno forte. La scocca c'ha anche un tera di disco. Un tera di, no, sì, quella però è indipendente, perché quella poi è da luglio. La luce del padre, La luce del padre si può già da qualche tempo modificare. La scocca lucida, finalmente i tasti a sfioramento che fanno cagare. Comodità infinita. Che fanno sempre così poi con le revisioni PlayStation, una volta li mette, una volta li toglie, ogni volta fa sempre i tasti a pressione. Come hanno detto molti, tantissime donne delle pulizie accendevano PlayStation 4 a me sempre, ma pure Xbox, pure Xbox sempre me la ritrovo accesa. Diciamo che lo sfioramento ha fatto un po' il suo tempo, ha un po' rotto il cazzo, sì. Invece secondo me la scocca che perde la lucidità è
un peccato, sì, è vero, perché, era, molto perché era bello, ma secondo me è un grande risparmio. Secondo me le plastiche, quelle lì lucide, certo, costano molto di più di quella roba zigrinata. Che costa sicuramente, sì, meno. Secondo me risparmieranno quei 5 centesimi a console che gli può far comodo. Che però mettici di togli, sul lunghissimo periodo, una quantità infinita di console sono soldi risparmiati. Poi, il 10% più agevole se l'ha portato in giro, non si sa come. Ah. E anche il grande 8% in meno, quanto è 8%, 6% 8% in meno di consumo, che quella batteria risparmiato quei 5 e il 4% sono, secondo me, sono la scocca e poi è la luce che è meno forte, la luce LED che si muove sulla console. Fantastica quella cosa lì. Allora, comunque è una classica revisione. Sì, è che mi fa ridere pensare che ci sia stata gente che si sono seduti e hanno detto: allora che facciamo con questo LED? Lo riduciamo? Poi mi ricordo anche con le vecchie console, le persone sui forum impazzivano per trovare l'ultimo modello che risparmiava il 5%. Sì, sì, sì. Perché comunque sono totali grandi. Ci tengono, ma per me, interessa poco. Però mi ricordo anche ai tempi di PS3, Xbox 360, PS2, la gente impazzia per cercare l'ultimo modello, l'ultimo chassis, la revisione B, perché forse è più stabile, forse consuma di meno, forse fa meno rumore il lettore, quindi fa ridere sta roba. Comunque una revisione semplicemente, non è nessun annuncio, non è ribassi di prezzi, nessun cambio di processore, eccetera, eccetera. Sicuramente la riduzione dei consumi, appunto, non è legata a componentistica principale, ma solitamente in questi casi anche semplicemente alla dispersione dell'alimentatore piuttosto che all'uso di specifiche resistenze e così via. Quindi non vi aspettate, come successe invece per Xbox 360, che fu cambiato proprio il processo produttivo di alcune componenti. Gaming Addiction chiede al barone se arriverà un provato di HoloLens oppure no. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quando arriverà la videorecensione di Batman Arkham Knight? Bella domanda. Purtroppo siamo stati gli unici italiani grandemente sfigati che non hanno ancora ricevuto la promo, quindi realisticamente non prima di domani comunque. Sì, parlavo, arriverà tra poco. Sì, io credo che forse domani la sala giochi, domani sicuramente a pranzo con, se non sbaglio, per Batman, così già potrete compensare, credo versione PlayStation 4, se gli astri si incrociano, e domani sera sala giochi, sempre PlayStation 4, ok, almeno per compensare, poi arriverà anche la video recensione, purtroppo è andato un po' a rilento. Su Premix, da quanto si è visto, è più spettacolare la sequenza lunga d'azione di Uncharted 4, la parte iniziale di Metal Gear, sono sullo stesso ordine di grandezza, quella di Metal Gear ha molti più colpi di scena, quella di Uncharted è lineare, è un continuo casino, bellissimo, fantastico, con Metal Gear succede il finimondo anche in diversi punti, con diversi accadimenti e colpi di scena. Modalità multiplayer di Dark Souls 3 è semplicemente stato accennato, si parla di cerimonie di sacrificio, ma Monka però in realtà ha detto semplicemente che sarà ancora più evoluta, applicherà, Miyazaki ha detto, delle nuove idee che c'aveva in mente per recenti capitoli, però per adesso si è parlato soltanto delle armi in pratica e dell'ambientazione, come ho scritto nell'articolo. Ma come, se ben vi ricordate, From Software è molto generosa nelle informazioni, lo vedremo a Colonia, a Tokyo, ci sarà un press tour, lo vediamo a Games Week a Casa di Vincenzo. Mi ricordo che Dark Souls 2 abbiamo visto 20 volte, anche Bloodborne diverse volte, quindi arriverà la beta quest'estate, quindi ci sarà un po' di roba. La risoluzione di Batman su Xbox One, chiedono. Nessuno l'ha mai visto per Xbox One. È girato soltanto quello PS4. Esatto, tra l'altro Warner ci ha confermato che non lo manda neanche quello Xbox One. Questo per riallacciarsi anche a quel dibattito che aveva fatto internamente proprio il nostro moderatore, nonché il nostro lettore Gaming Addiction, che secondo cui ci sarebbero saremmo un po' tutti di parte a favore di Sony. In realtà confermiamo per l'ennesima volta, come era già successo anche con The Witcher e risuccesso anche con Batman, che il publisher ha in tutti i modi evitato di mandarci la versione Xbox One. È una cosa che sta succedendo spesso, ci mandano la versione PS4, noi ovviamente recensiamo sulla versione che ci viene mandata, non facciamo una richiesta, quello che ci arriva. Esattamente. La maggior parte delle volte. Considerate che addirittura per The Witcher 3 Wild Hunt, per fare il video confronto, abbiamo dovuto prendere noi di tasca nostra la versione Xbox One, perché non c'era stato modo di riceverla né da Microsoft né da Namco Bandai. Cavolo, fa un po' di confusione, chiede se Dark Souls 3 esce più tardi su PC e se il port verrà curato da Rocksteady. Tendenzialmente dovrebbe arrivare in contemporanea con console, a meno non cambia qualche strategia, viene fatto direttamente da From Software, da un team interno. Avrà fatto un po' di confusione con i nomi, semplicemente. Ma ha sempre fatto From Software le versioni PC, sì, infatti. Sì, sì, sì.
con la prima infame, sì, quella dei Dark Souls, inteso infamous, come dici in italiano, infamous, la famosa negativa, no? Sì, quella terrificante, che, la, che, la, che, la, che era bloccatissima a 30 risoluzione in base. Che? Ma non dovrebbe andare online oggi. L'ho visto adesso. C'è un errore, se c'è sta già un page è un grandissimo errore. Sta sotto, sta basso, però non è attivo. Sta basso come te? Beh, io sto alto. Tu stai alto. Lui sta basso però e non è attivo. Me lo dà 404 praticamente. Gaming Addiction dice non mettermi in bocca le parole non mie. Non era Gaming Addiction che ha scritto, mi ricordo male? Non ho detto che siete di parte, ho detto che questa è la percezione. Vabbè, certo, non dico che tu hai detto che sei di parte, collabori con noi, dico come ci hai riferito te, infatti sto dicendo che veniamo considerati di parte da questo punto di vista, mentre invece è molto importante questo elemento che c'è una precisa discriminazione da parte dei publisher per far sì che non giri, almeno in Italia, poi non so se è una cosa valida in tutto il mondo, girino il meno possibile le versioni Xbox One, soprattutto di quest'ultima tornata di giochi. Esatto. Cioè non è che è una nostra scelta che ci arrivano e diciamo no, non recensiamo con l'Xbox. Dipende come ce lo mandano. Qua, guarda. L'ultima volta, la maggior parte delle volte ce le mandano su PS4. La storia di Xenoblade, il vecchio capitolo su Wii e Xenoblade X sono collegati per la storia, più o meno, ovviamente stesso mondo di gioco, stesso immaginario, però poi parecchie differenze. Se vuoi rigiocarlo o lo riprendi su Wii, ho uscito anche per 3DS, anche se ha un po' di problemi tecnici la conversione, per quanto comunque è normale. Questa cosa dei giochi di prove è veramente emblematica, dice Gaming Addiction. È emblematica che evidentemente gli sviluppatori, per tanti motivi, poi non è soltanto quello puramente tecnico dei multipiattaforma quando girano meglio, però comunque se è una scelta non è che Sony se l'è comprati o altro. Io mi ricordo che comunque per un periodo su PS3 360 arrivavano tutti su 360. Esattamente. È una questione che se ci sono dei multipiattaforma e qualcuno va leggermente meglio o più ottimizzato, uno tende a preferire. Poi sicuramente siamo in un periodo storico in cui PS4 anche a livello di marketing e tutto sta avendo un gran successo e quindi una cosa tira l'altra, però se vi ricordate ai tempi PS3 360 per un bel periodo arrivavano molto più giochi 360, in fila si vedevano i giochi su 360, 60. Si vedevano sempre i pad 360. I primi due anni di PlayStation 3 è stato tanto 360. Vediamoci quindi il caso di Bayonetta, che per riuscire ad avere la versione PS3 di Bayonetta che andava alla metà del frame rate fu un dramma, purtroppo è così, quando una delle due soffre automaticamente il publisher tende a favorire. Ho detto secondo me particolarmente. Esatto, secondo me vi ripeto, il caso di The Witcher è veramente emblematico, perché The Witcher è stato legato a doppia mandata con la campagna marketing completamente Xbox One, tutti i trailer giravano con il logo di Xbox One e già quando eravamo andati a vederlo non è che in anteprima già non era difficile vedere la versione Xbox One, ma poi soprattutto in fase di uscita fu mandata solo ed esclusivamente la versione PlayStation 4. Questo è già molto emblematico, cioè considerato che dietro c'era Microsoft che comunque aveva fatto campagna marketing, insomma è importante come elemento. Momonka Tearwheel l'abbiamo provato qualche mese fa a un evento di Sony, è quello, il gioco molto, molto carino, ovviamente non lascerà il segno in termini di grande visibilità, però appena esce, anzi prima che esce lo recensiamo con grande gusto perché ci è piaciuto su Vita. Barone 91, il figlio di Barone qui, si lamenta dei sottotitoli di Arkham Knight, dice sono troppo piccoli. Non l'ho visti. Li vedremo. Perché non è tutto in italiano? Infatti pure si può, è tutto in italiano il gioco, l'ho pure sentito. Forse vuole giocare in inglese con sottotitoli in italiano. Io ho visto una schermata inglese di Arkham Knight, i sottotitoli sono veramente piccoli. Matteo conferma. In inglese però gioco, guarda, minuscoli. Stefattone ci chiede cosa ci aspettiamo dalla Gamescom. Niente. Nulla, la chiusura. Niente. Cose è stata anche anticipata, le tre leggermente posticipato rispetto all'anno scorso, una settimana dopo, quindi veramente ci troviamo a stretto giro. Non c'è nemmeno una conferenza Sony che salta. Sony salta la conferenza dopo. No, c'è Microsoft che si fa una serie di giochi apposta. Pronto? Per la Gamescom, per cui in realtà qualche gioco che non si è visto alle tre ci sarà sicuramente. Sì, ma non devi chiamare questo numero, adesso vi dico un altro interno perché questo è sbagliato. Comunque in generale sarà molto dura come conferenza, perché ovviamente si è passato un mese, quanto passa? Un mese e mezzo, quasi due dalle tre, è ovvio che è difficile fare di roba nuova, però magari c'è qualcosa in più di giocabile, appunto Microsoft c'era qualche gioco nuovo. 133
quando proprio fai il numero di telefono. Sì, 0744 24 62. Se danno il numero, stai dando il numero in diretta. 133. Prego, vedete. Il numero di diretta non è il nostro, quindi cazzo me ne frega. Leggevo praticamente che Yoshida ha fatto un'intervista con Kinda Funny, che è praticamente i quattro esodati di podcast barra canale video, i quattro esodati di IGN, tra i quali Greg Miller, ex IGN, e praticamente spiegava un po' la riorganizzazione del team Igo, come è stata, come, che cavolo è successo a Ueda e al team Igo. In pratica spiegava che Ueda non era stato licenziato, ma voleva più indipendenza, e quindi assieme al core team, a un gruppo piccolo ha creato Gen Studio di Shadow of the Colossus, ha creato Gen Studio. C'è scritto tutto il mio resto, pezzo. Aspetta, tutto il resto tutti i rimanenti sono rimasti all'interno del Japan Studio, però sono stati suddivisi in altri piccoli team che quindi operano in diversi giochi. Questo dettaglio qui in particolare non era stato chiarito finora. Dark Vampire, adesso è passato le 3, ci potete dire gli annunci che sapevate già? Dark Souls tantissimi. Dark si è trasformato, tra l'altro Dark Souls doveva essere tutt'altro, è diventato, poi nel tempo si è modificato. Sì, Dark Souls sicuramente Potrebbe andare a recuperare. Parecchi li sapevamo. Sì, parecchi non sapevamo. Quelli di Sony, alla fine sapevamo che c'erano i giochi nuovi. Sì, sapevamo che c'erano due giochi nuovi, ma non sapevamo. Due giorni prima la sapevamo, non so se possiamo dirla. Che? La mail che è arrivata due giorni prima delle conferenze, ti ricordi? No. Gears 4, non me lo ricordo. C'era arrivata prima, senza dare niente di più, la line-up della conferenza di maggio. Ah sì, la grappa della conferenza, ma c'era arrivato Gears 4, lo sapevamo. Fallout 4 lo sapevamo. Vabbè, Fallout 4 è stato Fallout 4 e Doom, sapevamo. Hitman all'ultimissimo secondo c'era stato detto che giocava nuovo di Square Enix, non era della parte occidentale. Sapevamo di Kingdom Hearts 3. Insomma, diversi sapevamo. Sì, sì, c'erano tanta roba. Diciamo che degli annunci dei giochi nuovi il 99% li sapevamo, fondamentalmente. Sì, tranne proprio sempre i tre soliti di Sony che sì, avevamo un gioco non annunciato, li hanno tenuti belli segreti, esatto. Stranamente per Sony. E non sapevamo quelli di Nintendo, ma per il fatto che Nintendo fondamentalmente era come se non ci fosse, quindi Nintendo è sempre più complessa di sapere questa roba qua, sempre la più complessa, sì, diciamo, quella un po' più riservata. Alex Rosa, sarete alla Gamescom dell'anno prossimo? Ci chiede. Speriamo che non ci sarà la Gamescom, esatto, l'anno prossimo, ragazzi. Con quei numeri è impossibile che non si faccia. Solo per il pubblico, non per i giornalisti. Solo per il pubblico, deve diventare alla fiera solo per il pubblico. E niente, deve diventare come la Games Week italiana, però. Di Terni, esatto. Lugens Week, quindi. Come Lugens Week. Lugens Week. Maddens mette una chiave di lettura su Batman dicendo: da capire se è un errore il rilascio anticipato prima della patch e di conseguenza tutti questi problemi. Avete notizie al riguardo? Di che cosa? Scusami, il rilascio di Batman prima della patch potrebbe essere quella la causa? No, la causa del fatto che va riscaricato è che a quanto pare il preloading, però queste sono tutte informazioni che sono girate su Reddit e su NeoGAF, quindi la validità sono pari quasi allo zero, è che praticamente il preloading sia stato in verità messo prima della versione PC, prima di quanto effettivamente erano completati i file. Quindi che è successo? Che uno li iniziava a scaricare col preloading, poi il giorno X, all'ora Y hanno cambiato i file, e quindi una parte era fatta preloading sui file vecchi e una parte su quelli nuovi, e quindi quando poi si faceva partire il gioco, a quelli che effettivamente hanno avuto questo spezzettamento non funzionava un cazzo, richiedeva appunto, andava riverificato e riscaricava tutto. Invece quelli che hanno scaricato tutta la vecchia o tutta la nuova non hanno avuto naturalmente questo problema. Certo è che comunque è gestito de merda, sia chiaro. Hope, Kingdom Hearts arriva domani, una mega intervista a Nomura. Porcellino, il Games Week lo coprirete a tempo pieno? Come quando andavamo a scuola, col tempo pieno. Vediamo, ragazzi, siamo ancora in decisione. Copriremo ovviamente in qualche maniera tutte le fiere italiane. Vediamo un attimino con quale tenore. Poi da qua a ottobre, barra novembre, fanno morti 40 volte. Potremmo chiudere tutto. Allora, vediamo un po' se c'è qualche domanda invece su Twitter. Bentornati Daniele, Winwar, vedremo mai, grazie alla retrocompatibilità, Assassin's Creed Rogue su Xbox One? Bella domanda, ti direi di no, però è una bella la domanda. La lista è in evoluzione, un po' alla volta, a ottobre, adesso già si può provare per chi è membro preview, da ottobre sarà per tutti,
Vediamo un attimino, nel senso, è una lista di evoluzioni. Io non so su cosa si baserà, sulla facilità di conversione o anche sulla parte delle votazioni, perché votazioni. Questa specie di sondaggio periodico in cui i più votati saranno quelli convertiti, una cosa del genere, però è già una selezione. È difficile Assassin's Creed Rogue, è molto difficile, fra quelle che vengono a fare, però insomma, non è mai detto. Mi piacerebbe capire, Anto, purtroppo non mi puoi rispondere, solitamente questo lavoro del retro gaming, l'opera di conversione, di funzionamento, solitamente è una cosa che si carica a Microsoft o una cosa che fa il publisher? Cioè, tipo il fatto che ci sia Rainbow Six Vegas e Vegas 2 hanno confermato, solitamente è una cosa che ha fatto Ubisoft o l'aggiustamento lo fa Microsoft? No, in realtà è una cosa che finirà nell'articolo che sto finendo di scrivere, perché non viene fatta nessuna conversione, perché di fatto l'applicazione dentro Xbox One è un emulatore di Xbox 360, perché erano il 100% dei giochi, devono avere la concessione del publisher, cioè tutto un accordo marketing e commerciale. Loro devono sentire ogni singolo publisher per la ripubblicazione del gioco in digitale, perché per il resto non c'è automatico, non c'è bisogno di okay. Cioè, quando tu lanci l'applicazione 360 è una 360 dentro Xbox, non te lo sentirò tutti, però una virtualizzazione nella 360, in verità, esatto. L'emulatore automatico funziona su tutti i giochi, il fatto che alcuni escono alcuni no è solamente legato a decisioni di tipo marketing, cioè ci deve essere un accordo fra Microsoft e il publisher per ripubblicare fondamentalmente quel gioco, perché altrimenti funzionerebbero tutti in automatico. Infatti, praticamente perché ho un emulatore interno. Il problema è che non ti sentono, Anton, ti avvicini dietro a Vincenzo. Gli ho fatto una domanda specifica, ho detto: ma non sarà un problema, per esempio, perché alcuni giochi posso immaginare per i più vecchi che siano più facili da emulare, uno come Halo 4 sarà più un casino visto quanto sfruttava la macchina, e mi è stato risposto appunto che non c'è nessun lavoro di conversione, si tratta semplicemente di prendere un gioco che non esiste in digital delivery e renderlo disponibile in versione 360 per il digital delivery. I giochi che sono annunciati e che sono disponibili già adesso per la preview sono semplicemente i primi giochi e i primi publisher a cui è stato chiesto di partecipare al programma, però tendenzialmente potrebbe esserci qualsiasi titolo uscito per Xbox 360. Ok. Itachi, considerando che Nomura ci mette una vita a completare i suoi giochi, come farà a seguire anche il remake di Final Fantasy VII? La seguirà piano piano. Io, quello è il dubbio più che altro, di vederli entrambi a breve. Direi che il 2016 esce Final Fantasy XV, e quindi c'è il rischio che entrambi vadano al 2017 perlomeno, oppure magari ce la fanno a fare Final Fantasy VII 2016. Il problema è la fortuna anche del remake, che verrà completamente fatto da zero, nel senso, vengono ripensati i combattimenti, viene ripensato il character design, la grafica viene rifatta tutta, alcuni dialoghi vengono modificati, quindi è un remake molto molto importante, non è la classica versione buttata lì in alta risoluzione con tutto, quindi addirittura potrebbe cambiare il character design e tutto. Io dubito onestamente fortemente che un Final Fantasy VII possa uscire nel 2017, forse addirittura 2018. 2018 è tanto, però dai. Secondo me fanno 2000, fanno l'anno prossimo Final Fantasy, 2017 Kingdom Hearts e 2018 il 7. Che ne buttino fuori due insieme, però comunque ha bisogno, magari inizio anno e fine anno, nel senso che hanno bisogno anche di soldi, io non so come stanno messi, però e se la passano benissimo, anche se poi per fortuna si stanno buttando figli occidentale, che sì, comunque hanno trovato un pochino uno sfogo. Pranzo con Bloodborne parte la settimana prossima. Non ci sono i Beating Batman Arkham Knight. Andiamo un po' su Twitter se c'è qualche domanda. Allora, il trattore come un po' di domande, io vado con un po' di gossip. Mi spiace non avere qua di fianco anche Antonio, per fare, recuperiamo anche un po' di informazioni sui film e gossip. Avete visto voi secondo? Sì, assolutamente. Avete visto voi Lego Jurassic World o qualcosa del genere? Nessuno di noi. Nessuno di noi. Grande successo al botteghino. Grande successo al botteghino. Anche buon Metacritic. No, ho visto. È già sceso? È basso, tipo 62-63. Ok, quindi è diventato una merda ufficialmente. Grazie, Nicolas. Nel frattempo, ci fai complimenti per le domande e risposte che facciamo. E volevo approfittarne. 59, ancora sempre più merda. Ci sono allora un po' di fighi, di gossip fighi. Il primo è la conferma che Veronica Lario, o Veronica ex Maria Berlusconi, Veronica Laraio è stata ufficializzata dal Tribunale di Monza, quindi probabilmente vicino a casa di Umberto,
che percepirà 1.400.000 euro al mese da Berlusconi come assegno di mantenimento. Prima molti di più ne doveva percepire, mi sembra che erano 2 milioni, 2 milioni e mezzo, no? Se genere c'è stata una riduzione sostanziosa, ma rimane una cifra incredibile. Parliamo quindi di quasi 17 milioni di euro l'anno, guadagna quasi come un calciatore di assegno di mantenimento. Non fate caso, in questo momento stiamo riparando qui perché siamo in diretta su internet. Assolutamente, perché ci sono dei problemi e quindi li stiamo riparando nel frattempo, non vi preoccupate di questa cosa. Quindi confermiamo questa cosa qua. Ma Matteo, a questo punto io ti consiglierei di provarci con Veronica Lario. È importante, eh? Si appende il cappello. 1.400.000 euro al mese, guarda che so, un valore. Era una bella donna, adesso magari no, però. Se può chiudere un occhio, tutti quei soldi, Matteo. Beh, direi di sì. No, dai, cioè. Poi ce ne dovrebbero essere. Ce n'era anche un'altra. Aspetta, perché avevo visto anche un'altra. Che la tua Bibbia Gossip Blog non ti aiuta. No, perché era stata meglio. Perché Gossip Blog è stato completamente sommerso dalle notizie legate alla scarcerazione di Fabrizio Corona. Che sono state 1 miliardo di notizie. Ne sono uscite una quantità infinita. Con Corona scarcerato. Aveva anche un po' rotto il cazzo, tra l'altro. La nuova coppia, fermi tutti. Eccolo lì, vai. Nuova coppia, incredibile. Porriello non ne perde una. E con Emma Marrone. Beh, da un po' Fabio Borrello, aspetta, non è il calciatore, un altro. Si sapeva da un po', però, Borrello è lui, il calciatore. Si sì, è il calciatore, si sapeva da un po', si sapeva. C'è, no, c'è un'altra cosa. Ma non è lui. C'è un'altra info importante che c'è. Un altro Borrello, non è il calciatore. Ho capito, che devo fare? Non è un gossip. No, che c'è stata questa bella intervista a Jimmy Fallon, che è stata presente Amber Heard. Di una bellezza sconvolgente, ce l'hai presente? Qual è? Quella che fa nuovo Magic Mike. Ma non è quella tipa che sta con cosa? Con. Con chi? Con. Ma è un po'. I Pirati dei Caraibi. Con cosa? Con Johnny Depp? Mi sembra, ma magari. Non credo, eh. Ah, invece sì. Bravo, Matteo, complimenti. Mi è arrivata appena una notizia. Ma non mi sembrava lei. Comunque è bellissima. Lei è, secondo me, è super figa perché sembra un incrocio fra Keira Knightley, che a te piace molto. Ma è una bella ragazza. E Scarlett Johansson. Perché ha una parte che ricorda un buon mix. Infatti è un buon mix. Devo dire che lei non è affatto male. Ha scelto bene Johnny Depp. Domanda seria. Lasciamo perdere il gossip. Ci chiede Madden. Perché in Italia non attecchiscono tornei non tipo, sì, League of Legends, Dota 2, StarCraft 2, dove girano milioni di dollari, qui invece nulla? Non è vero, attenzione, perché ci sono molti giocatori italiani che partecipano anche a questi tornei e che non fanno questi tornei in Italia perché non gliene frega un cazzo a nessuno, non ci sono altro poi soldi per far girare i giochi importanti, figurarsi titoli free to play che veramente in Italia non gli arriva nulla se non lo sgocciolamento per sbaglio. Ci sono molti italiani che partecipano alle competizioni straniere. Diciamo che le competizioni fondamentalmente avvengono in due paesi e sono la parte americana, dove c'è sicuramente il dominio degli shooter, e la parte coreana, cinese e giapponese, dove c'è il fortissimo dominio dei MOBA. Tendenzialmente sono queste due le frange. Dopodiché in Europa veramente avviene il nulla. Mi chiedono cosa c'entra Jimmy Fallon, perché c'è stata un'intervista in cui c'era lei, sono uscite le foto e lei era molto figa. Vai. Bentornati ragazzi, complimenti Giacomo. Ma di The Witness, del nuovo di Michel Ancel, non si sa nulla. The Witness si è parlato spesso. The Witness, sì, assolutamente. Di Wild, se non sbaglio, si chiama quello di Michel Ancel. Scomparso. Riaprirà quando a ci sarà. Sicuramente per. No, sicuramente un'altra cosa. È morto. Sicuramente è morto. È stato annunciato alla Gamescom l'anno scorso. Quando ci sarà qualcosa, verrà mostrato. Assolutamente. Però se Sony non c'è come conferenza, non so se poi lo buttano così in fiera. Potrebbe darsi che magari lo annunciano, lo fanno rivedere al Games Week di Paris. Di Paris. Quali sono stati i giochi, chiede Stefano Corobini, su cui avete discusso di più per il GOTY oltre Bayonetta 2? In realtà Bayonetta 2 non abbiamo discusso, non c'è stata una grande discussione, questa è abbastanza, complimenti per le tre, per demerito dei sfidanti, diciamo, tendenzialmente. Un po' c'è stata discussione fra Shadow of the Mordor, mi aiutava fra l'ombra di Mordor e Bayonetta, ma è stata roba anche Dark Souls 2, sì, però è stata poca roba, pochissima discussione quest'anno, veramente pochissima. Altri anni non abbiamo litigato di tre quarti di più. Sì, sì. Questa era veramente proprio andata liscia come l'olio. Qualche anno fa si litigava un po' di più sui GOTY, tra virgolette, si discuteva un po' di più. Adesso siamo più tranquilli. Ci sono, vedo un po' di discussioni. Stix discute per la recensione di Assetto Corsa. Puoi parlare tranquillamente con Centini. Puoi scrivere fra i commenti, lui sarà ben lieto di risponderti. Lui non ha effettivamente sottolineato che l'intelligenza artificiale era così pessima come tu dici.
però insomma se ne può parlare. Tra l'altro, scusate, vedo che dice Giorgio De King che in pratica non ci sono tornei da noi perché la legge italiana non permette di vincere soldi. Ma è vera questa cosa? Cioè non si possono fare i tornei? Ma non credo, perché si rientra come sport. Quindi quando ho vinto il torneo di Mortal Kombat non c'era un primo premio, che era sulla targa? Ma mi sembra un po' una cazzata questa cosa qui, che non si possono basta vincere... Basta vedere, vediamo il torneo di Mortal Kombat. Permette di vincere solo hardware, non soldi. Io non ho idea perché sono molto ignorante. Antonio qui non ci sta aiutando, in proposito che è l'uomo specializzato nella legge. Dicono che da noi in Italia non esistono tornei di giochi tipo Call of Duty, MOBA, perché in Italia c'è la legge che impedisce di vincere soldi ai tornei in cui partecipi. Ma non credo che esista sta cosa, sinceramente. Perché rientra nel gioco d'azzardo. Perché il gioco d'azzardo? Alla fine come si va a fare un torneo di calcio, posso vincere di soldi? Però non a livello nazionale, cioè è un po' complicato, credo tu dovrai avere delle autorizzazioni, perché se fai... Io credo, per esempio, se tu guardi il torneino di calcio della parrocchia, non trovi tornei dove c'è scritto... No, vinci sempre le coppe e questa roba qua. Le coppe, il prosciutto, la pizza... Non lo sapevo. Non soldi contanti, Cioè, non lo sapevo. Quando ci sono mezzo soldi diventa più... Stiamo in diretta, cosa c'è? Cosa c'è? Sì, sì. Insomma, la conosci dal vivo, l'hai vista mille volte. Hai detto bene, è una questione di foto. Ciao. Quest'anno litigheremo sicuramente di più per i giochi dell'anno, perché c'è tanta roba. Però sono tutti grossi che potevano essere in concorso, alla fine sono slittati. Fallout, cioè, giusto Fallout. The sì. Witcher. C'è Halo 5. C'è Halo 5. Forse è vero, è così. Forse è il gioco dell'anno. È davvero così. Il gioco dell'anno. Il fatto che torna in Italia rientra sì, ho visto, dicono tutti che sia vero, quindi confermiamo che il problema, io non credo che sia quello il problema, però sicuramente il problema è che non si possono vincere soldi nei tornei e per questo motivo non organizzano tornei potenti. Io ti ripeto, non credo sia quello il motivo per cui non c'è il torneo di League of Legends in Italia, però sicuramente è una buona motivazione, diciamo. Non lo sapevo, pensa questa roba qua. Mi suona abbastanza nuova. Anche Tomb Raider sarà complesso nel gioco dell'anno, anche se è sicuramente interessante. Supremix, complimenti a Vincenzo per i live 3 di No Man's Sky e Battlefront. Bravo Vincenzo. Bravo Vincenzo. C'è da Battlefront da parte di Supremix. Ce n'è tanto effettivamente. Supremix Lettera si chiama. Vincenzo Supremix Lettera. La mia si è segnata su Twitch. Jacopo, vienici a chiudere se siamo fracassati. Dai. Noi andiamo a dormire, ragazzi. Guarda, è potente Corubedani, buoni sconto, no? E da Vinci, si sono ricordati che davamo buoni sconto. Non diamo buoni sconto. Jacopo, andiamo a dormire, Jacopo. Tu ti addormi alle 8 stasera, col jet lag. Noi ci vediamo domani, riparte anche... Stasera c'è la long play. Stasera c'è long play di Final Fantasy VII su PC, la versione, quella sorta di remake. Per non dimenticare, esatto. No, remake no. Non si può chiamare remaster. Remastered. Altre soluzioni, da cagare. Quella cagata lì. Quella cagata lì, assolutamente. E poi domani torna a pranzo con Batman, pausa caffè, tutto. Eccetera. Jacopo, baci, grazie. Volanti nulla, zero, vero Jacopo? No, con questa tristezza domani. Nel cuore, ciao.